FVG Tech, pillole di tecnologia. Il podcast in versione audio. Un programma di Gabriele Copro. Benvenuti in questa nuova puntata di FVG Tech. Oggi avremo due graditi ospiti da remoto. Il primo è l'organizzatore del Web Marketing Festival che si terrà tra poche settimane proprio in Italia. E l'altro è l'autore di un nuovo libro per imparare a scoprire e imparare come funzionano le bufale e le fake news. Inizierei subito dando il benvenuto all'organizzatore del Web Marketing Festival, che lo ricordiamo avrà luogo a Rimini il 21, il 22 e il 23 giugno. E si tratta di Cosmano Lombardo, dicevamo l'organizzatore dell'evento che abbiamo in collegamento con noi da remoto. Allora, il Web Marketing Festival è un evento che si svolge da più edizioni qui in Italia, precisamente a Rimini, tratta tutte le tematiche del mondo digitale, del marketing e di tutto quanto fa anche social media. Io ci sono stato personalmente anche l'anno scorso e ci tornerò quest'anno. È davvero molto interessante perché è ricco di contenuti. Oltre alla vita digitale, social, di pubblicità e di marketing, si parla di tantissimi argomenti. Ad esempio, quest'anno avremo intelligenza artificiale, blockchain, nuove professioni digitali, big data e aerospace, open innovation e realtà aumentata. Diamo quindi il benvenuto all'ospite di oggi, Cosmano. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Cosmano, siamo già alla quarta edizione del Web Marketing Festival. In breve, di cosa si tratta per chi ancora non lo conoscesse? Allora, è un evento un po' diverso dagli altri in circolazione perché fa sicuramente della formazione sul web marketing, ma anche su alcuni aspetti del digitale il suo punto di forza. Dopodiché abbina una serie di iniziative perché all'interno della tre giorni ci saranno circa 50 eventi, appunto dalle sale formative sul web marketing e sull'innovazione digitale ad iniziative ad hoc, da alcuni contest, da una startup competition, a degli hackathon. C'è un'area espositiva con i principali player italiani e internazionali, una festa anche in spiaggia, insomma una tre giorni dedicata in generale all'innovazione digitale. Ottimo, grazie, e continuiamo pure con le domande. È un evento importante sul vasto mondo del marketing e del web marketing. E come ti è venuta questa idea per organizzare questa tipologia di evento? Allora, l'idea in realtà non è mia, sfatiamo questo mito. Nel corso degli anni, facendo formazione in Italia, abbiamo attraversato tutta la penisola, le persone ci chiedevano un evento che rappresentasse un po' il mondo del web marketing e in generale dell'innovazione, partendo dal digitale. Quindi abbiamo raccolto le idee da parte di tutti, abbiamo messo insieme questo contenitore che, appunto, ancora prima di essere un evento è uno strumento, un contenitore di un acceleratore di formazione e di altri aspetti importanti per la società. Sempre molto preciso e puntuale. E poi, per parlare un po' di numeri, i numeri delle scorse edizioni sono davvero molto molto impressionanti. E cosa ci puoi dire? Che previsioni hai per l'edizione 2018 del Web Marketing Festival? Allora, a me non piace mai parlare di numeri come obiettivi. Speriamo comunque che vada almeno come lo scorso anno, però l'obiettivo che abbiamo è quello di creare dei momenti che possono essere realmente utili per le persone, dei momenti all'interno dei quali si possano loro un po' rivedere e soprattutto della formazione che possa permettere loro di mettere in pratica quanto appreso e fare appunto di questo, costruire all'interno di questo delle iniziative e soprattutto delle strategie per il loro business e per crescere all'interno del mercato online. Benissimo, e ora, mentre ti abbiamo in collegamento con noi, vorrei mostrare ai nostri telespettatori uno dei tanti video che state realizzando e avete realizzato per il Web Marketing Festival, per la promozione, per far conoscere un po' il mondo digitale alle persone, anche non specificatamente tecniche. Allora, vorrei lanciare un video che è abbastanza divertente perché parla di genitori e delle nuove professioni digitali dei figli.
Ciao mamma. Ciao, cosa è successo? Ciao mamma. Ciao amore. Ciao papà. Ciao Gioia. Oh, ciao, buongiorno. Ciao. Pronto? Ciao babbo. Ciao. Ciao, buon pomeriggio, tutto bene? Io sto bene, sto. Andiamo a noi, dimmi che cosa vuoi. Babbo, hai 5 minuti, ti posso rubare 5 minuti per un paio di domande? Come, alcune domande specifiche? Eh certo. Dai, vabbè, dimmi. Ci sei, sei pronta? Sì. Cos'è secondo te la professione del CEO? CEO? Io sono, tu sei il CEO. È un motore di ricerca, qualche cosa così, non le credo. No, non lo so, veramente, il CEO, non ho mai sentito. Per ottimizzare i motori di ricerca. E credo che sia un po' creare come tipo un blog di moda. La costituzione del CEO. L'ottimizzazione dei motori. Non lo so. No. CEO. Vabbè, non lo sa, andiamo avanti. Okay. Il social media manager. Un manager che si occupa di... Di social media? Comunica con me personale, come mi metto. Mai sentito? No. Ok. È uno che si occupa dei siti web in pratica. Una persona che lavora con i social. Mamma mia, può andare bene. Quello che gestisce i social media per un'azienda o per un professionista o per una persona dello spettacolo. Ho sentito parlarne, però non saprei dirti. Il social media manager è il lavoro di Michela. E chi lo fa? Non ho idea. Ma io sono in televisione. Certo. L'influencer. Un'influenza? Un influencer. No, non mi fare queste domande che non lo so. Influenzano una certa situazione, anche una moda. No. Beh, che dire, assolutamente favoloso, complimenti a voi per averlo realizzato. Allora, Cosmano, possiamo passare subito a un'altra domanda. Raccontaci, diciamo che potrebbe essere quella anche più importante per chi già conosce il festival. Raccontaci le novità del Web Marketing Festival 2018, per favore. Allora, abbiamo una serie di novità. Dalla parte formativa, con alcune sale, ognuna delle quali rappresentano un evento per la singola tematica. Avremo quindi tra le nuove sale la sala dedicata al blockchain e alle criptovalute, una sala dedicata al digital food, digital fashion, intelligenza artificiale, realtà aumentata, casi di successo. Quindi all'interno delle oltre 40 sale formative ne abbiamo 14 nuove. Ci sono delle iniziative, abbiamo introdotto degli hackathon, ci saranno due hackathon, uno dedicato alle fake news che si terrà il sabato, e abbiamo anche un hackathon organizzata da Infinity all'interno del Web Marketing Festival. Queste sono solamente alcune delle iniziative, poi c'è una centralità forte di alcuni temi che tratteremo in sala plenaria e, come sapete, insomma, alcuni a noi piace, più che svelarli o anticiparli, lasciare al partecipante il sapore di scoprire un qualcosa di nuovo mentre sta accadendo. Davvero molta carne al fuoco per questo evento, ma noi siamo curiosi e vogliamo chiederti anche se ci puoi anticipare magari alcuni degli ospiti di questa edizione 2018 del Web Marketing Festival. Allora, più che ospiti, magari anticipiamo qualche tema che tratteremo in sala plenaria, perché non l'abbiamo ancora fatto. In alcuni casi magari facciamo anche qualche nome. Tratteremo il tema della guerra e il digitale. E tra i vari partecipanti ci sarà anche Carlos Bautista, che arriverà direttamente dall'America Latina per far vedere questo progetto che sta sviluppando per, grazie al digitale, è possibile rintracciare delle mine anti-uomo che purtroppo ancora sono distribuite in alcune parti del mondo. Avremo un tema dedicato al digitale e ai cambiamenti climatici, quindi ci sarà Eleonora Cogo del Centro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Come dicevo prima, parleremo di intelligenza artificiale, di realtà aumentata, e ci sarà anche il team della trasformazione digitale del governo italiano. Queste sono solamente alcune dei temi con relativi nomi, ne ho detto qualcuno, gli altri li riveleremo nelle prossime settimane. Ok, tutto molto chiaro. Ora vorrei chiederti, visto che si parla spesso di nuove professioni e molte persone magari non le conoscono tutte appieno, cosa sta facendo il Web Marketing Festival a proposito proprio delle nuove professioni anche legate al digitale?
Allora, da anni che lavoriamo sul fronte delle professioni digitali. Abbiamo, e anche quest'anno ci sarà, il job placement, digital job placement, è un'area all'interno della quale i candidati possono fare dei colloqui di lavoro, le aziende possono presentare le loro posizioni aperte. Lo scorso anno ci hanno tenute nella due giorni oltre 250 colloqui, quest'anno speriamo se ne tengano anche in più. Abbiamo creato una piattaforma per facilitare l'incontro tra domande e offerta sulle professioni digitali, la piattaforma è Digital Job Placement. Inoltre siamo membro del Digital Skills della Commissione Europea, quindi stiamo cercando di partecipare, di mettere insieme anche una rete di soggetti che possano permettere di colmare un po' il gap tra quella che è la richiesta sul mercato di professionisti e quella che è poi la competenza, visto i numeri che ci fanno capire che c'è ancora tanto da fare. E poi anche il Web Marketing Festival stesso ha l'obiettivo di mettere a disposizione prodotti formativi di qualità per migliorare le competenze sulle professioni digitali a un prezzo agevolato, quindi il progetto stesso dell'evento va in questa direzione. E infine abbiamo dei laboratori all'interno delle università per avvicinare gli studenti alle professioni digitali, quindi al di là dell'evento nel corso dell'anno siamo in giro per l'Italia all'interno di vari contenitori formativi da università a altre scuole, appunto per aiutare i ragazzi a lavorare insieme a loro per migliorare le loro competenze. Beh, assolutamente notevole, e te lo dice una persona che col digitale ci lavora da tantissimo tempo e si sente assolutamente in dovere di invitare chi non conoscesse tutto questo settore a visitare il vostro festival. Ma facciamo un passo indietro, perché prima ci hai parlato della Startup Competition. La call si è conclusa non molto tempo fa. Quali, diciamo così, somme si possono tirare in attesa dell'evento di Rimini? Allora, abbiamo un dato qualitativo, che è il fatto che in questi anni le idee innovative italiane digitali sono aumentate e anche il livello qualitativo è molto più alto rispetto agli anni passati. La prima edizione sono arrivati pochi progetti, questa call si è chiusa con oltre 500 progetti candidati, il livello è molto molto elevato, quindi sono sicuro che in sala plenaria si sfideranno 6 idee abbastanza avanzate, vedremo. Anni fa ha vinto, noi citiamo sempre il caso di Friends, che sta avendo successo, e questo 2018 ha confermato quella che era la visione di chi ha selezionato, del nostro team che ha selezionato le startup vincitrici. Speriamo quindi che anche quest'anno i vincitori, perché abbiamo sempre due vincitori, uno assegnato dalla giuria e l'altro dalla platea, speriamo che abbiano anche esse successo. Devo dire che ce n'è proprio per tutti i gusti e per tutti i settori, ma anche per tutti i tipi di lavoro che il digitale qui in Italia e non solo mette a disposizione, no? Ma per chi invece volesse maggiori informazioni sull'evento, da dove può partire per informarsi al meglio? Allora, sul sito webmarketingfestival.it oppure sui canali social, su Facebook Web Marketing Festival, su Twitter il Festival, e poi naturalmente potete anche contattarci telefonicamente a 051 09 51 294 oppure anche all'email info@webmarketingfestival.it. Ottimo, e non ci resta altro da fare che ringraziarti, quindi grazie di essere stato con noi, speriamo di vederci al Web Marketing Festival, c'è tantissima gente ma sicuramente come all'altra edizione ci incroceremo più volte, quindi grazie di essere stato con noi. Grazie a voi e ci vediamo il 21, 22 e 23 giugno al Palacongressi di Rimini. E quindi, cari telespettatori, informatevi sul Web Marketing Festival, l'evento è davvero interessante, se siete in zona potete andare a Rimini il 21, il 22 e il 23 giugno, Web Marketing Festival. E adesso, come promesso, continuiamo con la presentazione di un libro dedicato alle bufale, dedicato alle fake news, un po' la Bibbia delle fake news, ma non tanto per costruirle o inventarle, ma soprattutto per scoprire questo fenomeno, per imparare, per conoscere le metodologie utilizzate da chi le produce, anche per difenderci al meglio. L'autore è Marco Camisani Calzolari, si definisce un digital veteran ed è davvero così, perché è un grandissimo esperto di mondo digitale, di internet, di web e di social network. L'avrete sicuramente visto o sentito su diverse reti nazionali e radio e televisive, quindi io vorrei
lanciare il video di presentazione del suo nuovo libro, che ricordiamo si trova solo su Amazon, quindi non correte in libreria, digitate amazon.it e acquistatelo online. E vi lascio quindi a Marco Camisani Calzolari. So bene che La Bibbia delle Fake News è un titolo ambizioso e che crea aspettative molto 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 elevate. E per soddisfarle credo sia necessario unire diverse competenze. Allora, quelle tecniche per comprendere come funzionano i bot e per sfruttare ovviamente la rete e tutti gli strumenti dell'internet. Poi quelle legate alle dinamiche della comunicazione tradizionale, quella dei media tradizionali, che appartengono ovviamente alla semantica, alla psicologia e anche alla filosofia. E solo analizzando la correlazione tra questi mondi è possibile affrontare correttamente il tema. Anche la politica, la storia del fenomeno sono basi importanti, però in questo libro hanno un ruolo minore, anche perché c'è già ampia letteratura sulla storia delle fake news, le implicazioni politiche, eccetera. Questo è un libro che ne tratta poco di quel tema, è un po' più dietro le scene, parla di cosa succede dietro e le leve che ci sono dietro. Oggi la manipolazione dell'informazione è quasi senza barriere. E ormai è evidente che viviamo in un mondo di post-verità, dove i bias cognitivi, cioè ovvero i pregiudizi che abbiamo, stravolgono tutte le emozioni e le sensazioni, dando origine a una sorta di bolla mediatica, anzi di bolle mediatiche, che i social network gonfiano esponenzialmente. Quindi la capacità poi che hanno oggi i social network di attirare, condizionare, coinvolgere quantità impressionanti di persone e a costi relativamente accessibili è diventata centrale per la realizzazione di campagne politiche, per influenzare con fake news, eccetera, eccetera, misinformazione, disinformazione, mercati finanziari, o addirittura per distruggere la reputazione di un singolo elemento di un'istituzione utilizzando tecniche di questo tipo, che da fuori appaiono reali, realistiche. Allora, nella prima parte del libro ho riportato la narrazione di bufale, magari quelle famose del passato, o teorie scientifiche poi smentite, eccetera, vedi il tema degli antivaccinisti, oppure quelle smentite nel passato da filosofi e matematici. E ho ritenuto anche utile fornire al lettore un elenco di tipologie di disinformazione che dovrebbero aiutarlo a riconoscere di solito le informazioni corrotte, per quanto sia sempre più difficile. Peraltro oggi con il mondo dei fake videos, deep fakes, dove un video può essere completamente cambiato artificialmente senza bisogno di passare dagli effetti di Hollywood, diventa anche difficile fare fact-checking. E poi nel libro vengono descritte passo dopo passo, con la più possibile trasparenza e onestà, tutte le procedure utilizzate dagli inquinatori dell'informazione. Questo ovviamente non a dare una guida come si fa, ma allo scopo di svelare le trappole utilizzate per conoscere le peculiarità e ovviamente evitarne le conseguenze. E per affrontare il tema invece dei contenuti ho preferito andare ad approfondire tutte le fallacie logiche, le logical fallacies, che sfruttano errori nascosti nel ragionamento per far entrare dei messaggi, per indurre le persone a condividerle, eccetera. Tutto questo in un elenco tassonomico di tutte le fallacie corredate da esempi esplicativi e spesso casi concreti, in modo che si possa riconoscere dove è stata usata quella fallacia, in quale famoso caso o in un esempio. E secondo me solo attraversando questo percorso, nella sua complessità tecnica e linguistica, ovviamente mediatica, si potrà arrivare ad affrontare consapevolmente la realtà quotidiana della disinformazione in cui viviamo tutti. Però gli strumenti che ho elencato, il libro, può essere efficace solo se oltre a questo verrà attuata una formazione dei singoli individui e della collettività in tal senso. Come per esempio nel caso della finta uccisione del giornalista Arkady Babchenko, recente, che è stata messa in scena da lui stesso e confermata addirittura da governo e polizia ucraina, quindi alla faccia del fact-checking ormai è evidente che diventa sempre più complesso, e è evidente anche che sono poco credibili a volte anche le fonti ufficiali. Penso che la manipolazione delle masse avrà termine solo fornendo ai cittadini criteri intellettuali per orientarsi in un mondo in cui paradossalmente l'informazione può essere il peggior nemico della democrazia. E questo era Marco Camisani Calzolari, che ci ha parlato del suo The Fake News Bible. Tra l'altro Marco è già comparso qui con noi su FVG Tech in una scorsa puntata. Lo ringraziamo, gli diamo anche a lui appuntamento alle
prossime puntate. Questo era FVG Tech, io sono Gabriele Gobbe, vi aspetto su tutti i nostri social network, sui social network della TV. Per qualsiasi informazione o per fare domande per le prossime puntate potete anche visitare fvgtech.it, su cui trovate i link anche dei podcast e anche per poter vedere tutte le puntate on demand via web. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. FVG Tech. Impara la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo.